l'impegno c'è stato da parte della squadra, da parte di tutti. È chiaro, gli errori li commettono tutti, sia noi che siamo ultimi, sia il Bari che è primo. Non esiste una squadra perfetta, abbiamo delle difficoltà, delle lacune, però è giusto che sia così e noi cerchiamo di fare il massimo. Poi non sempre può andare bene, Ciotto l'ha preso l'incrocio, se calciava peggio magari faceva gol. Questo. Perché sei ultimo in classifica però, secondo te? Siamo ultimi in classifica perché, come ripeto, facciamo meno gol degli altri e ne prendiamo di più. E in questo ci sta tutta la squadra, è colpa di tutti, a partire giocatori, società, cioè tutti sono nella stessa barca, ognuno ha le proprie responsabilità e così è un anno che ogni tanto ci gira storto, anche quando giochiamo bene magari perdiamo. E dispiace perché anche a Frosinone abbiamo giocato bene, secondo me. La prima mezz'ora a Frosinone non si è mai visto, poi chiaro ha trovato questo gol un po' per una nostra disattenzione. E comunque, se riuscivamo a trovare subito il pareggio, la partita si mette in un modo diverso. Parlavi di responsabilità, prima abbiamo sentito Barbu che ha detto abbiamo una squadra e una società limitata, è stato abbastanza duro analizzando la situazione generale, sei d'accordo anche con me? Ma sì, ma io penso che quando i giocatori vanno in campo influisca ben poco il fatto di magari di essere in ritardo con gli stipendi, i problemi societari, penso che ci sono, magari anche, ma non influiscano in modo tangibile sulla prestazione. Limitata? Squadra limitata, voglio dire, non, nessuno può pretendere che l'Avellino abbia una rosa come quella del Bari o come quella del Pisa, che sta 7-8 punti sopra di noi. E noi cerchiamo di fare quello che possiamo con le consapevolezza che siamo una buona squadra con degli ottimi giocatori, con delle ottime individualità.